Ciao e benvenuti in un nuovo video. Lo so, location molto particolare, ma oggi non si poteva stare in casa, quindi approfittiamo della quasi golden hour, approfittiamo del canto degli uccellini, sperando che non passino 50.000 persone, e video subito. Allora, io adoro Douglas perché mi fa questi pacchetti con dentro tanti pacchettini numerati. Adesso ve li faccio vedere perché li ho messi in ordine, così andiamo in ordine. Perché hanno tutti, sono novità ed è, non so di cosa, sono le novità del momento. E a proposito, si sente bene il video? Ho messo il microfono aggiuntivo sperando che si senta meglio, e non avendo quello professionale che è in casa. È inutile, dobbiamo assolutamente guardare che cosa c'è dentro. Sono sicuramente le novità del periodo, ma hanno un filo conduttore che non so. Quindi andiamo. Allora, ho visto che i più grandi, i più piccoli sono rossi e i più grandi sono verdi. Non so se cambia qualcosa, ma noi andiamo per ordine e andiamo con, vedete che sono numerati, con il numero 1 che è ancora chiuso, li devo ancora aprire. Perfect Makeup Fixing Spray idratante con senza alcol 50 ml, scusate, della Essence, questo qui. E per rinfrescare va sempre bene, e poi magari fissa anche il make-up. Buono il profumo, ci piace, e soprattutto è il periodo giusto. Quindi pacco 1, ok, abbiamo questo, un fissante spray che ci sta sempre. Poi, oddio, qua, se mi cade tutto va a finire giù nel terrazzo. Pacco 2, che comunque è grosso ma leggerino. Questo sono riuscito ad aprirlo meglio. Altra cosa che mi piace tantissimo, pennello della Essence. Oh, questo è della linea Hello Berry. Allora, soft touch, no, da provare assolutamente, ragazze, è soft touch, stupendo. Allora, io i pennelli ne ho tantissimi, ma di più, però ogni volta che esce una collezione di pennelli nuovo, io almeno uno normalmente lo prendo. Diciamo che dal Tigotà, dove li prendo io, non ce ne sono tantissimi, quindi trovo o quello per occhi o quello per... almeno uno lo trovo, però non trovo la linea completa. Mi sono anche stufata di cercare di fare la linea completa quando non riuscirò mai a farla. Quindi ne prendo uno per collezione. Questo è stupendo. Soft touch, no vabbè. E poi è bellissimo in oro rosa, no, stupendo. Stupendo, ci piace tantissimo. E così per questa collezione non lo devo prendere, perfetto. Così sono sicura di più o meno trovarlo. Andiamo con il 3, che era già uscito, quindi è sempre Essence fissante, pennello per il viso, ci sta. Andiamo con il 3. Ok. E questo cos'è? Sempre Essence Glowing Ghouls Booster Glow Serum Vitamin C, un siero alla vitamina C, 20 ml, siero viso con vitamina C, effetto radioso, illumina l'incarnato, effetto nutriente sulla pelle, base perfetta per il make-up, non contiene glitter, grazie. Allora, proviamo. La vitamina C esalta il colorito naturale della pelle, ma non è fotosensibilizzante. Che profumo ha? Può essere ananas, qualcosa di fruttato. Aspettate. A me sembra ananas. Io spero che si veda qualcosa, ma oggi proprio, dato che sono venuta a casa poco fa e quindi c'era tutto chiuso in casa, non ce la posso proprio fare. Ecco, diciamo che sì, assorbe anche bene.
Ci piace. Ci piace. Vado a provare. Adesso io alzo l'audio perché senti in sottofondo una musica che non voglio farvi sentire. Quindi alzo io l'audio delle parole. Andiamo avanti con il numero 4. E vediamo. Per adesso quindi tutto per il viso, tutto per l'estate. No vabbè. I Love Extreme Limited Crazy Volume Mascara. No, no, devo stanutire. Perché faccio i video fuori? Alla fine non sono riuscita ad arrivare a stoppare, quindi sì, sto ancora registrando. Portate pazienza, non ho il telecomando, non ho la videocamera e sto facendo un po' così, ma sono un video spacchettamento. Se è come la I Love Extreme, io questo lo adoro. Cioè, guardate, Rose Gold, edizione limitata, quindi, aereo, 12 ml, ma è bellissimo. No, non è come il solito I Love Extreme, questo ha il pennellino molto, quindi è volumizzante. Extreme e Crazy Volume, effettivamente c'era scritto. E però mi piace. No vabbè, lo proviamo sicuramente subito. Andiamo avanti con il 5. Quindi tutto base viso e comunque occhi, giusto per la mascherina, anche perché dicono di togliere la mascherina all'esterno tra poco, ma e no. Io inizio ad averci paura più adesso che prima, sinceramente. Ma è bellissimo! Mini, sempre dalla Essence, quindi mini mattifying face mist. Quindi è un spray viso effetto opacizzante con aloe vera e cetriolo. Mini! Ma è bellissimo, è un 28 ml, è piccolo, non li avevo mai visto piccolini, da viaggio. Sa un po' di cetriolo. Sa molto di cetriolo una volta spruzzato, mi piace. Ora ho due settimi. Allora, questo la sentivo più pesante sulla pelle, anche se è una cosa leggera. Questo è molto fresco e rinfrescante. Mi piace. C'è per caso la versione grande? No, perché io su questa faccio scorta e la vita. Direi che siamo molto in tema estate, ma qui ci sono ancora tanti pacchi. Questo è il 6. E quindi... Oh, stiamo sempre sull'Essence. Altro pennello per il viso. Questo è per il viso. Per il pennello, questo è per gli occhi. E il shadow brush. Bello, 100% vegan, poi non vedo cosa dice, ma adesso lo apro. E mi piace anche questa confezione, guardate, non è più quella super plasticosa, ma è diversa. Pennello per ombretto con setole morbide per l'applicazione precisa. Ok, adesso ve lo tolgo, questa colla che lo teneva fermo. Ma è sempre sul tono del Rose Gold, però non è la stessa collezione. Allora, tolgo la carta. Vegan, 100% carta riciclata e facile da riciclare. Mi piace, perché la carta è riciclata e poi effettivamente questo va nella carta e questo va nella plastica. Facile da riciclare. Il pennello è questo, che però non è della stessa collezione, ovviamente. Mi piace, forse quella più base, però... Bello, 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 i pennelli di Essence sono una garanzia. Visto che sono seduta per terra, oltretutto io l'appoggio solo qui per non farlo sporcare. Ultimi due pacchi, quindi sì, stiamo andando proprio tutto su viso, occhi e estate. Mi stupirei di trovare un rossetto. Vediamo, vediamo, perché questo è il, scusate, è il 7, grande, ma leggero. No, 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 no. Set di pennelli piccolino, sempre mini. Ah, quindi è una linea mini. Devo andare sul sito di Essence.
È un po' che non ci vado, sinceramente, lo ammetto, perché tanto da Tigotà, dove da me c'è Essence, non ci sono mai questi prodotti, quindi non sono aggiornatissima. È un mini set, ma è bellissimo. E oltretutto sono super colorati, verranno via. Ecco, togliamoli così. No, vabbè, intanto c'è il supporto, oltretutto, che è in gomma piuma, e poi abbiamo piccini proprio in plastica, ma super morbidi come solo Essence fare. Quindi quello per illuminante cipria, questo è più ampio, sempre morbidissimo, quindi terra e cipria, terra soprattutto. Poi ci sono in due colori più, allora, questo era rosa, questo era arancione, poi c'è un giallo più canarino e un giallo più pastelloso, e abbiamo quello da sfumatura e quello per ombretto. Io li adoro, ma è un set delizioso, ma è carinissimo. Cioè io che non viaggio, comunque sì, questo set, sì, metto sempre via perché sono sempre seduta per terra e non voglio sporcare i pennelli, anche se poi prima di usarli li lavo tutti. Stupendo. Quindi siamo sempre su trucco, viso e occhi. Ultimo, 8. Ok. Questo non me l'aspettavo, Catrice, che è sempre della famiglia di Essence, Cosnova, ma Prime e Fix Prime Vegan, no alcol, silicone, microplastic, mineral oil e parabeni, quindi perfetto, e della tenere la bottiglia a 30 cm di distanza dal viso e spruzzare in modo uniforme. Attenzione agli occhi, ok. Quindi fa sia da primer che da fissante, scusate. Non ha profumo, non ha profumo. Ora sono super fissata. Avrei dovuto mettere questi fissanti prima di uscire, non dopo, ma comunque sia, va benissimo. E quindi concludiamo. Qual è il tema di questo pacco che io adoro, adoro, ed è grazie alla ragazza della Douglas, scusate. Quando, perché è sempre lo stesso concetto, le ragazze anche in negozio dicono Douglas, mentre quando fanno le dirette, ad esempio quelle straniere, oppure anche le ragazze straniere dicono Douglas, ed effettivamente è tedesco, quindi Douglas ci sta. Sono le ragazze di negozio, da me, che dicono Douglas all'inglese. Allora, qui li troviamo. Vabbè, direi che il tema è estate ed è cura, make-up del viso e degli occhi con la mascherina. Abbiamo intanto il Catrice che fa sia da primer che da fissante. Usiamolo come primer perché poi abbiamo della Essence, questo qui. Glowing Goals Vitamin C, il siero alla vitamina C, che sono stracuriosa di provare, perché un siero alla vitamina C io ne conosco uno, lo utilizzo e mi trovo molto bene, ma costa moltissimo. Non so questo quanto costa. Oltretutto, scusatemi, l'inci. Ragazzi, non ha silicone. Grande. Grande. Ah sì, scusate. Perché è vegan, completamente vegan, ci piace ancora di più. Poi andando avanti, dopo aver fatto il siero viso, possiamo applicare. Non ci sono terre, cipria, fondotinta, make-up non c'è niente. Possiamo andare ad applicare quindi i nostri make-up classici con i pennelli. Ah, scusate, ne dimenticavo uno. I pennelli. Io questa linea soprattutto. Io non l'ho mai vista, non è la classica, ok? Poi dopo possiamo andare a decidere di fissare il. No, 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 sì. Possiamo fissare il trucco. Se abbiamo la pelle mista o c'è molto caldo, con questo che è mattificante, opacizzante. Se no, se abbiamo la pelle più secca oppure vogliamo un'azione più idratante, con questo che è con l'acido ialuronico. Tutte e due fissano, ma con azioni diverse. Ma per concludere, ovviamente c'è anche il mascara, perché con la mascherina è l'unica cosa che si vedono sono gli occhi.
Quindi direi che penso di aver trovato il tema, ed poi me lo direte anche voi, ma me lo diranno anche le ragazze, se ho indovinato il tema di questo pacco, ma immagino che sia il make-up estivo con la mascherina. E niente, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete come vi siete provate con i prodotti, si vede proprio che gli uccellini un po' mi distraggono. Fatemi sapere anche quale vi incuriosisce di più, li proverò sicuramente tutti. I pennelli sapete che la qualità è mi piacciono un sacco. Ed spero di tutto, poi di compagnia. Soprattutto fatemi sapere se questa location molto molto approssimativa vi può piacere per alcuni video, soprattutto quegli spacchettamenti. Non vi faccio vedere dei make-up qui, ma almeno quelli spacchettamento, perché in casa inizia invece un po' caldo. Appena un po' caldo, fatemi sapere anche se col microfono si sente qualcosa, se devo portare una luce, perché io qua una lucina ce l'ho, ma è una cosa molto molto delicata. E adesso chiudo il video perché è orario di passaggio macchine che devono, ed è sì, perché più su c'è un agriturismo e quindi iniziano ad andare a mangiare, quindi chiudo il video e ci diamo appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!